Buongiorno a tutti. Abbiamo appena passato Raiano, provincia dell'Aquila, sul Mona. Ci apprestiamo a fare le gole di San Venanzio per poi arrivare tramite Valico Forca Caruso a Colle Armele. Poi decidiamo se proseguire per il Passo del Diavolo verso Piscina. Serie di gallerie. Bellissimo panorama. Castelvecchio Subequo. Questa chiesa dovrebbe essere anche un convento. Castel di Ieri, altro piccolo borgo. Curva gomito. Eccoci qua. Valico di Forca Caruso. Stupendo panorama. Panorama spettacolare. Con le Armele. Benvenuti a Piscina.
E là si andava pescando. Venere. Dai, mettiamola qua la benzina, va. Dunque, abbiamo passato Gioia dei Mars, abbiamo fatto una piccola sosta qui al parchetto prima di iniziare a salire sul passo del diavolo in direzione Castel di Sangro. Faremo tutto il passo del diavolo, tornando poi verso Castel di Sangro. Thank you.
Quindi da Pescasseroli scenderemo verso Castel di Sangro, arriveremo a Castel di Sangro per poi prendere verso Val di Sangro e tornare sulla costa. Abbiamo quindi attraversato il comune di Obi. Tutti camping, qui veramente pieno di camping, aree di sosta con i camper, in mezzo alla natura. Bellissime strade di montagna, veramente belle. Ci troviamo veramente in mezzo alla natura, alla natura più selvaggia. Dovremmo arrivare tra un po' a Villetta Barrea, panorama tipico. Parecchie buche ci sono, panorama tipico, bosco tipico di Villetta Barrea. Troviamo nei pressi della Camosciara, abbiamo un torrente qui a destra, veramente posti molto belli, caratteristici. E siamo arrivati a Villetta Barrea. Attraversiamo Villetta Barrea. Ecco il lago di Barrea. In fondo dovremmo costeggiare il lago di Barrea. Ecco il lago di Barrea. E questo è proprio Barrea, da Villetta Barrea, quindi siamo arrivati a Barrea, che è proprio il paesino che sta sul lago. Adesso faremo la sosta qui a Barrea, una sosta veloce, e poi scenderemo verso Val di Sangro. Ok ragazzi, ci siamo arrivati a Fossa Cesia da Villetta Barrea. Naturalmente io ho risparmiato tutto il tragitto da Villetta Barrea a Castel di Sangro, passando da Castel di Sangro e poi da Castel di Sangro andando verso il lago di Bomba e scendendo per Val di Sangro. Appunto siamo arrivati a Fossa Cesia, quindi abbiamo fatto oggi un bellissimo giro che riassumerò in questo video, da partendo da Raiano, da Pescara verso Raiano,
abbiamo fatto quindi Golle di San Venanzio, Valico Forca Caruso, da Valico Forca Caruso Colle Armele, Pescina, Gioia dei Marsi, Passo del Diavolo, Pesca Seroli, da Pesca Seroli siamo arrivati a Villetta Barrea e abbiamo chiuso un giro qui, Fossa Cesia Marina. Adesso ritorneremo verso casa e passando per la costa dei Trabocchi, quindi dalle montagne abruzzesi al mare abruzzese sono un bel po' di chilometri, adesso non li ho contati, insomma sono un bel giro panoramico, montagna e mare. È stata una bella giornata in moto, una bella giornata di aprile, temperatura gradevolissima, veramente gradevole, e naturalmente questo è un video concentrato un po' di tutto il giro, poi logicamente sul canale pubblicherò dei video separati descrittivi per quanto riguarda un po' panoramici, un po' più dettagliati dei vari percorsi, delle varie strade e dei vari panorami, e quindi ci godiamo un po' di costa dei Trabocchi prima di rientrare, un po' di mare, diciamo, ci godiamo dopo la montagna, ci godiamo il mare primaverile abruzzese. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti e nuovi video in giro per le strade dell'Abruzzo, quindi cliccate il tastino iscrizione sotto e attivate anche la campanella. E su questa immagine, questo scorcio bellissimo di San Vito Marina, porto in fondo, e soprattutto questo parabrezza sporchissimo di insetti, poverini morti, spiaccicati, a testimoniare i tanti chilometri percorsi oggi. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi, un abbraccio e buona strada.